a tutti, bentornati. Sempre stessa mise con cambio rossetto, perché se vi faccio 10 video con lo stesso rossetto, insomma, non ne vale la pena. Cerco comunque, quando vi faccio i rossetti del mese, nel mese o comunque nel periodo, farvi vedere tutti quelli che sto utilizzando. Questo è il video dedicato ai rossetti del mese di luglio. Ho cercato di tirare fuori un po' di marchi low cost, visto che nel mese precedente avevo dei prodotti medio-alti. Non so se nel frattempo inserirò altro, perché c'è la collezione di Nabla che deve uscire e io sono stracuriosa di prendere tante 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 cose, perché ci sono tante tante cose, soprattutto i liquid eyeliner che... Ah, va bene, dai, sono contenta che abbiano fatto altri colori e spero siano uguali a Klimt, che io ho adorato. Allora, non tutti li ho acquistati, perché due sono dei regali e sono dei prodotti relativamente nuovi, perché sono in commercio penso da un anno. E poi, insomma, altri ve li faccio vedere un po' da dove saltano fuori, comunque sono reperibili, forse tranne quelli di Sien, inizio da loro, che avevo preso con il lancio dell'edizione limitata Tropical Summer. Non so se si trovano sinceramente ancora. Vi ho fatto vedere nei due video precedenti a questo il matitone, il Fuchsia 06, che è un matitone temperabile, semplicissimo. Vi so dire che ha 12 mesi di PAO, ma non vi so dire la quantità. E sinceramente, siccome non c'è il test, io pensavo fosse meno metallizzato di questo, però l'ho trovato comunque bello sulle labbra finora. Non vi so dire la durata né niente, però vi indico un po' a grandi linee le colorazioni e dove potete trovare questi prodotti. Sinceramente non è male, per l'estate ci può andare, va bene, nulla di che, insomma. Pensavo un po' meglio, però vabbè, non posso pretendere se poi prendo i prodotti a scatola chiusa perché non ci sono i tester. Ok, non è l'unico prodotto di Sien che ho, perché ho tanti rossetti, l'unico matitone, quello sì, però vediamo, cambiamo un po'. Mentre per i rossetti io ne ho solo uno di nuovo e ne ho tantissimi di vecchi che ho già utilizzato, ed è quello che sto utilizzando adesso sulle labbra. Si chiama 36 Matte Rose, mi ha colpito per il nome, sinceramente. E questo è il colore. Pur essendo opaco, i rossetti di Sien tendono ad avere una consistenza molto cremosa, non troppo perché non vi fa i grumi, però con lungo andare, quindi con il passare del tempo, tendono un po' a squagliarsi, sinceramente, questi tipi di rossetti. Però costano poco, io li avrò pagati se non 1,79 euro, 1,99 euro, quindi ci sta benissimo il prezzo, no, non vado a sindacare. Però sono dei colori, soprattutto questo, l'ultimo che ho swatchato e che sto anche indossando, mi piace particolarmente. Ha 12 mesi di PAO, ma non vi so dire la quantità, ma all'incirca dovrebbero essere sui 4,6, perché alcune volte Sien lo indica nella confezione di plastica trasparente che copre il prodotto, quindi fa da involucro che noi rompiamo per aprire il prodotto e poi io cestino, sinceramente. Ci sono le indicazioni in varie lingue del mondo per indicare che è un rossetto. Penso una supposta non sia, però vabbè, è un rossetto, sì, è un rossetto, forse per chi non ci arriva, però insomma si capisce che è un rossetto, dai, se lo apri dopo capisci che è un rossetto. Non andiamo a polemizzare su queste cose, sarà una supposta, evidentemente. Evviva il balcone che si è chiuso perché c'è un po' di aria fuori, ma non credo dia fastidio, forse anzi è meglio, sinceramente. E vi dirò, perché comunque con i rossetti di Sien sono sempre andata d'accordo, sempre andata tutto bene, quindi spero che anche con questi due, sinceramente, mi ci possa trovare bene. Un prodotto che avevo inserito alcuni mesi fa, ma che poi dopo non vi ho mai messo nelle considerazioni finali, o almeno per ricordo mio, perché comunque nell'editing sono rimasta indietro e quindi devo vedere che cosa ho detto nei video precedenti. Comunque lo reinserisco, questo di Rimmel della collezione Kate Moss. Gli hanno rifatto il pack, veniva sui 9,90 euro, 9,80 euro, meno di 10 euro comunque, e si chiama 610 High Flyer. Ho un 30 mesi di PAO e 3,4 grammi di prodotto. Adesso io non so se abbiano rifatto solo il pack esterno, però questo colore mi ricorda tantissimo
un altro presente nella edizione opaca della Kate Moss, quella con la confezione sempre rossa, però con il pack un poco più tondo, sempre tagliato nella parte finale di sbiego e con la scritta Kate. Questo invece Kate non ce l'ha scritto, però era Kate Moss che pubblicizzava il prodotto. Anche questo, vedete, ha quella punta di grigio che a me piace. Io cerco sempre questo tono per metterlo sulle labbra, proprio è il mio colore, secondo me. A me piace tantissimo. E vi dirò che in questo mese lo sfrutterò di più, sarà un mese dedicato al rosa anche questo. Magari non so se nel mentre giocherò con qualche colore pazzo, che ce l'ho effettivamente, però vediamo. E sinceramente questo l'avevo già utilizzato, assomiglia un po' ai rossetti Kate Moss, sì, a quelli opachi sì, non solo per colore perché lo trovo uguale a un altro che già era presente e che io non ho sinceramente, perché ho un rosso di Kate Moss di quella linea, però come consistenza lo trovo uguale, no, è un matte. Strano perché è un matte che se lo mettete secca sulle labbra, cioè non che secca le labbra, si secca il prodotto, però non è difficile né da stendere né da portare, non vi secca le labbra, quindi devo un attimo capirmi meglio con lui. Poi ci sarà il video dedicato, quindi le considerazioni finali, quindi è inutile che vada a parlarne adesso. Dove lo potete recuperare in qualsiasi drugstore, quindi in qualsiasi Tigotà, Acquasapone, Sirene Blu, Lila Pua, Lina Moi, Compagnia Bella, insomma, ce ne sono tanti di posti. Poi dopo vi faccio vedere un rossetto che io non ho mai utilizzato, l'ho ricevuto tanto tanto tempo fa, rispondendo alla newsletter di Luna Cosmetici, Luna 24 ore, si chiama, ho 4,5 grammi di prodotto con un di 24 mesi, è un marchio italiano low cost, l'R08, un colore un po' scuretto. E questo è da serata. Wow, che bello, questo mi piace molto, bello, 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 bello. Questo so già che giovedì prossimo ho una serata in piscina e me lo sfoggio. Oh yes, bellissimo, molto bello, però voglio capire un po' la sua efficacia in quelle orette in cui starò fuori, in cui berrò magari un cocktail, perché berrò un cocktail sicuramente sì, però voglio capire, visto che comunque è un marchio super low cost, si trova online sicuramente, non so se ci sono dei punti vendita tipo cinesi che rivendano, ma da me no. Non so se sia un marchio siciliano o della Sardegna, ho dei dubbi, però comunque casomai guardate l'info box, vi metto il sito internet così ve lo potete spulciare anche voi. Avevo risposto a un'iniziativa che avevano lanciato su Instagram, se non mi ricordo male, e dopo un mese è arrivato a casa il prodotto. So che anche altre ragazze hanno seguito l'esempio. Mi ricordo Mary Lilla 94, alla quale mando un bacione. E forse anche altre avevo visto che su Instagram avevano pubblicato che avevano ottenuto il rossetto gratuitamente. Però siamo sui 2 euro, anche qua, 2-3 euro. Vediamo. Il colore è molto 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 particolare, carino. Si trova solo online però. Oppure chi ha la fortuna di avere dei cinesi che rivendano questo marchio lo può trovare, però io no. E infine ho due rossetti di Kiko. Non ho le confezioni di carta perché questi sono stati due regali fattimi da mia cugina, non cugina, la chiamo. Cioè, nel senso, è una ragazza che praticamente ha trascorso mezza parte della mia vita adolescenziale. No, dell'infanzia no, ma dalle medie alle superiori eravamo cicocò praticamente. Poi dopo un po' io che ho fatto l'università, lei ha lavorato, adesso lei è diventata anche mamma. Un po' il tempo è diminuito, però abitiamo comunque vicino. Lei aveva preso questi due rossetti, però mi ha detto che non ci si vedeva e ha voluto regalarli a me, come se avesse bisogno di rossetti. No, va bene, dai. Allora, io qui ho il 304 e il 314, fanno parte della Velvet Passion Matte Lipstick, quelli che hanno la confezione che si chiude con la calamita. Quindi, molto carini. Io questi non li avevo mai presi perché avevo preso i Gossamer Emotion, rossetti comunque più tendenti a un effetto amplified di MAC. Questi non li avevo mai considerati perché non avevo voglia di spendere soldi su Kiko in quel periodo.
Anche ultimamente, perché secondo me sta facendo troppi lanci di edizioni limitate, cosa che a me non piace. Cioè, non mi piace stare dietro a edizioni limitate più di tanto. Allora, io direi di farvi vedere i colori prima. Andiamo in ordine, casomai, infatti, stavo iniziando dall'ultimo. 304 è un fucsia. Allora, mi piace questo taglio del rossetto. Secondo me è molto preciso. Vedete, non è il classico tondo con la punta. E questo è il colore, molto carino. Non vi nego che già li ho utilizzati perché questi prodotti non li ho ricevuti ultimamente, li avevo ricevuti a marzo. Quindi una o due volte li avevo provati, ma non ho voluto più di tanto investirci tempo perché avevo già altri rossetti. E questo è il colore, l'ultimo, molto carino. Non vi so però dire altro, cioè non vi so dire pow. E quantità perché non ho la scatoletta perché mi sono stati regalati. Comunque, se vengono 6,90€, 7,90€, 8,90€ al massimo, siamo sotto anche qua i 10€. 314 invece è il violetto. Lei me li ha regalati dicendomi che secondo lei erano dei colori troppo accesi che non riusciva a portare. Io mi domando, ma che colori accesi? Forse non quest'ultimo, questo è acceso, ma l'altro puoi anche tenertelo, lo puoi utilizzare. No, non mi ci vedo, poi dopo quando mai me li metto, mica vado a mettermi per andare a mangiare una pizza con la figlia e il compagno. Sì, mettetelo, cioè perché no, ha voluto a tutti i costi regalarmeli. Io ringrazio perché comunque non sono tipo di va bene, dai, ok, cioè, grazie mille, perché comunque ci ha speso lei i soldi, ma secondo me sono due bei colori, il 304 e il 314, soprattutto il 314, l'ultimo, questo qua. Infatti, adesso sono indecisa se mettermi il 314 per giovedì o il prodotto della Luna Cosmetici. Boh, non so, adesso mi farò un'idea. Poi magari mi andrò a mettere quello della Sien, cioè, mi conosco fin troppo bene. Ok, poi Kiko sapete benissimo, non serve che vi dica che si trova nei punti vendita loro dedicati o nel sito internet, insomma, è facilmente reperibile. Tutto qui, allora, questi sono i rossetti che andrò a sfoggiare nel mese di luglio. Neanche chissà quanti, alla fine sono 3, 6, molto semplici per me da utilizzare. Per me, due e mezzo, cioè questi due che potrò utilizzare per andare a lavorare, anche questo un po'. Gli altri, sinceramente, sono un po' troppo vistosi. Quello della Sien, questo qua, fucsia. Il matitone pensavo fosse un po' in meno, però lo vedo troppo metallizzato, non mi va bene. E quindi qua, fatemi sapere voi se tirate fuori dei rossetti ogni tanto e vi mettete a utilizzare quelli o se magari ne comprate come faccio io, cioè io poi dopo li metto via, ma compro, sapendo che comunque ne ho a disposizione una valanga dietro di me, però io proprio con palette e rossetti sapete ho la mia fissa più grande. Con i mascara con il tempo sono riuscita a diminuire il mio istinto di comprare tutti i mascara del mondo. Però con i rossetti e le palette proprio non riesco proprio. Come ho detto, palette, vabbè, con quelli proprio non ce la faccio. E fatemi sapere ovviamente se li avete anche voi, tutto quanto. Cioè veramente vi aspetto nei commenti per leggere di tutto e di più su questi. Io spero che Sproloqui di Deb ritorni a fare il video insieme a me. So che è un po' incasinata tra lavoro nuovo, casa, ha un po' di suoi giri, però mi auguro che prossimamente possa ritornare a riagganciarsi a questi video, dove anche lei riusciva a sfruttare i rossetti e aveva trovato anche un ottimo video perché così riusciva a tirare fuori tutto quello che aveva, e secondo me questo è l'intento, cioè spulciamo nei cassetti. Io comunque vi tiro fuori anche altro perché comunque se vi tiro fuori solo quello dei cassetti già la maggior parte ve li ho fatti vedere, quindi cerco di farvi vedere anche delle cose nuove possibilmente, però mi mancano per esempio tutti i MAC mi sa che inizierò a farli da settembre, ne ho una strage mai più utilizzati perché tendo a utilizzare quelli low cost, mi dispiace dopo un certo punto utilizzare gli high cost, cioè io qui ne ho uno nuovo di MAC, quelli della collezione con i fiori, era il CC Me o CC Me, cioè è bellissimo questo colore. Io sono proprio attratta, no, non riesco a farci niente. Poi dopo nel terminarli faccio una gran fatica perché se cerco di utilizzarli tutti, poi dopo è difficile riuscire a terminarne uno. Cioè, bisognerebbe avere solo un rossetto e utilizzare solo quello.
Non è il mio caso, cioè non riuscirei mai e poi mai. Mi stufo dopo 2 secondi dello stesso colore per un mese intero, per quello ne metto 6, almeno li faccio girare un po' e ne ho da utilizzare. Poi dopo ho comunque a disposizione prodotti vecchi che voglio portare anche avanti, quindi li intercambierò sicuramente. Ecco, allora, diamoci all'opera. Questi saranno i rossetti che utilizzerò nel mese di luglio. Grazie per aver visto il video come sempre. Vi mando un bacione e ci vediamo alla prossima. Ciao!